Mescoliamo le carte abitante e piazziamole a faccia in giù di fianco al tabellone. Se durante la partita questo mazzo dovesse esaurirsi, rimescoleremo gli scarti per formare un nuovo mazzo. Facciamo la stessa cosa anche con le tessere offerta e giriamo le prime tre negli appositi spazi. Mettiamo tutte le valchirie e il bottino, ovvero oro, ferro e bestiame, nel sacchetto nero e mescoliamo. Peschiamo a caso e ne piazziamo il numero richiesto per ciascuno spazio razzia. Tutto quello che resta nel sacchetto formerà la riserva generale, insieme alle monete, le provviste e i dadi. La riserva è limitata. Piazziamo tutti i lavoratori bianchi e grigi nell'angolo in alto a destra di ogni spazio razzia, come richiesto. Piazziamo un lavoratore nero sul cancello, uno sulla sala comune e uno sulla tesoreria. Posizioniamo i segnalini punteggio dei giocatori sullo zero dei tre tracciati Armatura, Valchirie e Punti Vittoria. Ogni giocatore riceve un lavoratore nero, una nave del proprio colore e due monete. Poi pesca 5 carte e ne sceglie 3, rimettendo le altre 2 in fondo al mazzo. Non c'è limite al numero di carte che possiamo avere in mano durante il nostro turno, ma alla fine del nostro turno non possiamo averne più di 8. La stessa cosa vale per le monete e le provviste, come indicato sulla nostra carta nave. Determiniamo il primo giocatore lanciando entrambi i dadi e siamo pronti per iniziare. In Riders of the North Sea dobbiamo lavorare al villaggio e radunare una ciurma di vichinghi per andare a saccheggiare i vari luoghi del tabellone, ottenendo così bottini e punti vittoria. Possiamo ottenere punti vittoria anche facendo delle offerte al capo del villaggio, aumentando la nostra forza militare e guadagnando prestigio ogni volta che un nostro guerriero morirà valorosamente in battaglia. Alla fine della partita, chi avrà più punti e quindi avrà maggiormente impressionato il capo del villaggio sarà il vincitore. Ma ora vediamo subito come si gioca. Nel nostro turno dovremo scegliere se lavorare o razziare. Se decidiamo di lavorare, posizioniamo il nostro lavoratore in uno degli spazi del villaggio e ne svolgiamo l'azione. Poi preleviamo un altro lavoratore da un altro luogo del villaggio e ne svolgiamo l'azione, terminando il nostro turno. Se invece decidiamo di razziare, posizioniamo il nostro lavoratore in uno degli spazi razzia dove resterà per tutta la partita. Eseguiamo il saccheggio e preleviamo il lavoratore che era presente in quello spazio, terminando il turno. Il nostro turno quindi inizia e finisce sempre con un lavoratore in mano. Nel villaggio ci sono otto diversi spazi azione. Il cancello accetta tutti i tipi di lavoratore e ci permette di pescare due carte dal mazzo. La sala comune accetta tutti i lavoratori e ci permette di giocare e scartare una carta dalla mano utilizzando l'effetto in basso a destra. La caserma accetta tutti i lavoratori e ci permette di reclutare un membro dell'equipaggio dalla nostra mano e aggiungerlo alla ciurma. Ne paghiamo il costo indicato in monete e lo posizioniamo accanto alla nostra nave. Da questo momento vale permanentemente l'effetto in basso a sinistra della carta. Non possiamo mai avere più di 5 membri dell'equipaggio, ma possiamo sempre scartarne uno per fare spazio a uno nuovo. La tesoreria accetta tutti i lavoratori. Possiamo scegliere se scartare una carta dalla mano per due monete oppure se scartare due carte per un oro. Il mulino ci dà una provvista con un lavoratore nero, due con un lavoratore grigio e due provviste oppure un oro con un lavoratore bianco. L'argentiere ci fa ottenere tre monete con un lavoratore nero e due monete con un lavoratore grigio o bianco. L'armeria accetta solo lavoratori grigi o bianchi e ci permette di spendere un ferro per salire di due sul tracciato armatura oppure due monete per salire di uno. La casa lunga accetta solo lavoratori grigi o bianchi. Possiamo scegliere se perdere un bestiame per guadagnare due provviste oppure se fare un'offerta al capo. In questo caso, paghiamo i beni richiesti e prendiamo la tessera offerta, che teniamo coperta davanti a noi fino alla fine della partita. Poi giriamo una nuova tessera. Vediamo adesso come si svolgono le razzie. Se nel nostro turno decidiamo di razziare, posizioniamo il nostro lavoratore in uno degli spazi razzia dove resterà per tutta la partita. Per farlo, però, dobbiamo soddisfare tre requisiti. Avere un lavoratore del colore richiesto, avere le provviste e loro richiesti, avere un numero di membri dell'equipaggio uguale o superiore a quello indicato. Scegliamo il luogo da saccheggiare e posizioniamo il lavoratore in uno qualsiasi degli spazi liberi rimasti di quel luogo. Paghiamo le provviste richieste e il l'oro richiesto se presente. Riceviamo immediatamente i punti vittoria indicati salendo nel tracciato. Raccogliamo il bottino e il nuovo lavoratore. In alcuni luoghi i punti vittoria guadagnati variano a seconda della nostra forza militare e possiamo inoltre lanciare uno o due dadi per incrementarla temporaneamente. La nostra forza militare è data dalla posizione sul tracciato armatura, sommata alla forza militare indicata in alto a sinistra di tutti i membri dell'equipaggio più eventuali bonus dati dal loro effetto, da sommare ancora al risultato dei dadi. Se raggiungiamo il valore di forza indicato con il numero di dadi richiesto, riceviamo immediatamente i punti vittoria scritti accanto. Vediamo come ultima cosa il tracciato valchirie. Quando nel bottino di un saccheggio sono presenti una o più valchirie, alla fine del saccheggio siamo costretti a perdere tanti membri dell'equipaggio quante le valchirie presenti, che vengono poi rimesse in riserva. Scegliamo quali guerrieri scartare, attivando eventuali effetti bonus, e dopodiché avanziamo sul tracciato valchirie di un numero di spazi pari a quello dei membri che abbiamo appena perso. La partita può terminare in tre modi: rimane un solo bottino nelle fortezze, la pila delle tessere offerta si esaurisce, non ci sono più valchirie sul tabellone. Quando si verifica una di queste condizioni, il giocatore corrente finisce il proprio turno e poi tutti, lui compreso, svolgono un ultimo turno. Si ottengono punti vittoria dati dalla posizione sul tracciato Valchirie, la posizione sul tracciato Armatura e le tessere offerta collezionate, oltre ai punti che già avevamo guadagnato durante la partita con le razzie. Si ottiene anche un punto per ogni oro, un punto per ogni ferro e un punto ogni due bestiame, più eventuali punti bonus dati dai membri della nostra ciurma. Se superiamo i 50 punti, giriamo la nostra carta nave dall'altro lato e continuiamo a contare. Chi ha più punti vittoria è il vincitore, in caso di parità vince chi è più avanti nel tracciato valchirie e in caso di ulteriore parità chi è più avanti sul tracciato armatura. Il gioco è divertente, leggero e adatto a tutti, ma che richiede comunque una buona dose di strategia. I materiali sono ottimi, così come la grafica. L'interazione c'è ed è principalmente indiretta, ma con alcune carte è possibile anche dar fastidio a un avversario direttamente. C'è una leggera dose di alea data dal lancio dei dadi nelle razzie, ma che le rende anche più divertenti, e dalla pesca delle carte. Prendo però positivamente il fatto di dover riadattare i nostri piani in base alle carte pescate, oltre a quello che fanno gli avversari, che potrebbero bloccarci uno spazio azione che avevamo in mente di utilizzare.